c'erano anche le meringhe o i maritozzi. I maritozzi, per esempio, quello che era interessante era la doppia lievitazione, quindi la sorella preparava la sera, poi ritornava e poi li farciva e poi faceva la sorpresa a noi e ce li metteva a tavola. L'antico ricettario della maestra pasticcera Benedettina è comparso per così dire come un dono dal cielo, quando Maria ha deciso di aprire un forno per celiaci nelle cucine in disuso di un monastero di Roma. Conciliare il buono, il sano e l'etico è l'idea che ha cambiato la vita di questa cinquantenne all'apice di un'avviata carriera di architetto. L'occasione che attendeva è arrivata dalla sensibilità di un gruppo di amiche. Non si sceglie a monte di mettere su un'impresa etica, ma io penso che man mano che si operano delle scelte nel mondo dell'imprenditoria si possa decidere se andare ogni giorno da una parte o dall'altra. Abbiamo avuto l'occasione di inserire ragazzi provenienti da una comunità che si occupa di disagio giovanile. Rappresentiamo 8 paesi diversi, vengono da 4 continenti in questo gruppo di lavoro, si professano 3 diverse religioni. È diventato un segnale di come attraverso il lavoro i processi di integrazione possano essere profondamente aiutati. Nel laboratorio, sostenuto dai finanziamenti per le microimprese in aree periferiche, collaborano anche le monache. Belli, sono venuti veramente bene, eh? Finalmente belli come li volevano. Ogni accortezza è necessaria per panificare senza glutine, come la selezione delle farine e la doppia lievitazione. Per la nostra produzione del pane abbiamo 2 procedimenti, un pre-impasto che si chiama biga, formato dalla farina, che è una nostra miscela fatta da noi, una miscela delattosata, perciò non contiene lattosio, lievito e acqua. L'impasto dovrebbe diventare un po' fluido. Questa la mettiamo a lievitare per circa un'ora in camera di lievitazione con una umidità al 25%. Una volta che la lievitazione è avvenuta, ancora farina, un'altra volta il lievito, sale marino e olio d'oliva extravergine. Li rimpasto e dopo che l'ho rimpastato lo lascio riposare per altri 10 minuti. È una lievitazione molto lenta, in 2 fasi. Lo rende molto morbido e si conserva meglio. Il fine condiviso è quello di offrire a chi soffre di celiachia un prodotto sicuro e appetibile. La nostra mission è restituire la normalità a un soggetto che trova difficoltà, mangiare tutti i giorni le stesse cose è noioso per tutti.